passeggeri sono pregati di allacciare le cinture e di non fumare. Grazie. Les passagers sont priés d'attacher leurs ceintures et de ne pas fumer. Merci. Avrei avuto molti bambini, perché a me piacciono i bambini, sai? E anche una moglie. Una moglie vera. Lo sai che potrei trasformarti come voglio? Eh? L'uno, artista girovago di strada e comico nato. L'altro, comico d'avanspettacolo, dallo spessore drammatico. Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, i due comici siciliani per eccellenza, ebbero modo di incontrarsi fortunatamente negli anni 50 e da lì in poi costituirono una delle coppie più belle e popolari del nostro cinema. Voci autorevoli della commedia all'italiana, furono tanto amati nei loro film dal pubblico, ma anche tanto disprezzati velocemente da una critica ottusa e con i paraocchi. Le loro commedie erano per lo più infatti parodie e solo per questo giudicate di serie B. Eppure, con tutti gli alti e bassi, i pregi e i difetti, i due fuoriclasse hanno dimostrato nei loro film che anche la parodia può intelligentemente raccontare una realtà alla rovescia, rivelando tutti i difetti dell'Italia del tempo. Che qualsiasi cosa accada, lo spettacolo deve continuare comunque. Bene, 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 adesso passiamo alla pratica. Istruttore alla macchina, prego. Una manovra che richiede la massima attenzione è quella della svolta a sinistra. Prima di impegnarvi è bene che azionate la freccia. La freccia serve a segnalare le vostre intenzioni a chi vi segue. Quindi dovete servirvi dello specchietto retrovisore per vedere bene quello che succede dietro di voi. Non basta mettere la freccia e voltare. È essenziale, prima di compiere qualsiasi manovra, rendersi conto esattamente di quello che sta succedendo alle vostre spalle. Dove vai? Vado a vedere quello che succede alle mie spalle. Dammi una mano. Dammi il piede. Ma il piede di porco l'hai portato? Sì. E dammelo! Presto! Questo, questo mi devi dare, questo! Ma sei sicuro che in questa villa non c'è nessuno? E che sono scemo? Leggi il giornale, cosa c'è scritto? Leggi! Vende sulla sua stessa villa, arredata con mobile di gran valore, stile Luigi X11. Ma che giochi, tutto calcio? Io no, Luigi! Onorevolissimi signori cinesi, quello che vi ho detto è la pura verità. Qui è successo un fatto molto strano, che ora vi racconto in due parole. Sarò breve, brevissimo. 35 anni fa, una nostra zia... Basta! Non dare spiegazioni! E quindi questo poveraccio ha cercato sempre, con il suo lavoro, col suo sudore, di entrare nelle simpatie degli altri. Comunicare non è una cosa facile. Oltre alle parodie, segnaliamo naturalmente Capriccio all'italiana negli anni 60, diretti da Pasolini, Le avventure di Pinocchio negli anni 70, diretti da Comencini, e il drammatico Caos negli anni 80, diretti dai fratelli Taviani. È sicuro che io riuscirò a portare a letto Desdemona, che quel negro maledetto si è sposata, eh? Ingorcio, tu con Desdemona già ci stai a letto, già te la stai spogliando, purché ti attieni ai nostri accordi, sì. A quelli che ti ho detto io. Sì. Hai capito? Sì. È mosca, eh? Dunque, Iago e Roderigo stavano tramando nell'ombra contro l'innocente felicità di Otello e Desdemona quando... Otello! Otello! Otello, mio signore! Eccolo, arriva lui. Mi manda il doce! I turchi stanno veleggiando verso Cipro! È la guerra! Cameriere, la informo che siamo arrivati prima noi. Va bene. Cosa volete?
Beh, io veramente sono un po' indisposto di stomaco, vorrei tenermi leggero. Mi contento di una ventina di triala livornese col pomodoro, e quella lepre in salmì, e qualche porzione di trippa alla parmigiana. Io sono a dieta, mangerò solo un po' di lepre forte e dolce, con contorno di pollastre e galletti di primo canto, sì. E poi un paio di spiedini di pernici, starne e conigli, grazie. L'avete rimessa a nuovo. Bravo. Però non avete preso le misure della vostra gomma. Vedo. Ora volete uscire. Giusto. Rompendo la mia giara. Scemo, la giara è mia. E se si rompe un'altra volta a me, chi la paga? E allora, vorreste tenermi chiuso qui dentro? Vorrei chiedere, senti, quando incontrando voi viene l'istinto di dire, ma da quanti anni si conoscono? Questi da quanti anni vi conoscete? Sin dai tempi di Noè. No, vabbè, adesso non esageriamo. Ma noi siamo quasi nati insieme, ci conosciamo da piccoli. E avevate sempre pensato di diventare attori? Beh, c'è stata sempre questa, almeno nei miei riguardi, ma lui è nato attore, comico, anzi è nato comico. Liberi, seduli, sunt. Ragazzi, fate bene attenzione. Chi sa tradurre questa frase, alzi la mano. Io. Franchetti, vieni tu. Ma io la mano non l'ho alzai. Rita. Perché noi stiamo al governo e voi all'opposizione e al piano di sopra. Rita, ti prego. E poi resta la differenza sociale, la casta, il rango. Ah, già dimenticavo che tua madre è la principessa dei broccoletti. Non mi toccare la mamma. La mamma è sempre la mamma. E il papà c'è. E perché? Per la mamma di Rita. Per mio fratello la guardia di finanza. Le mogli. Dicono di loro, Dario Fo. Sono maschere antiche che vengono dal teatro greco, quello delle Atellane e dei Fescennini. Luigi Comencini. La coppia era veramente un tutt'uno che esisteva solo in quanto tale. Mariano Laurenti. Posso dire di aver imparato molto da loro, quelle cose semplici e necessarie per far ridere. Sono attori che vengono dal teatro, che avevano un contatto con il pubblico e mi hanno insegnato a divertire e stare sempre in armonia. Carlo Verdone, io ho sempre apprezzato il loro gioco clownesco, il loro affiatamento. Lino Banfi, i signori Franchi e Ingrassia, senza ibridismi, hanno rappresentato una bella e succulenta fetta del cinema italiano. Questa è la mia convinta opinione. Castellano e Pipolo, in un mondo di comici costruiti e avari che dosano il loro umorismo con il contagocce, Franco e Ciccio si sono sempre offerti generosamente al pubblico, dandogli molto più di quanto a loro chiedessero produttori e sceneggiatori. Morando Morandini. Franchi è l'istinto, Ingrassia la razionalità. La loro comicità è spesso appoggiata alla battuta, al gioco di parole, come vuole l'antica, gloriosa e miserabile pratica dell'avanspettacolo. Cristian Liguori. E dall'avanspettacolo alle comiche del muto. I due comici siciliani per eccellenza hanno fatto epoca perché hanno dimostrato di rievocare creando qualcosa di nuovo, qualcosa che ha a che fare con le loro maschere, made in Franco e Ciccio. Più simpatico che noi abbiamo conosciuto.